Allora, continuiamo. Clint Lockwood, qui a 100 Earl. Arrivo, Earl. E a questo giro come oggetto abbiamo la forchetta, va bene, la sagra italiana. Ci sono problemi alla sagra italiana, capisci? Capisco benissimo. Arrivo. Capisci? Porca troia. Avrai notato che in giro non c'è nessuno a causa del cibo mega gigante! Sì, ho notato, signore. Vengo subito da lei. Ah, così si usa? Yeah. Oh. Ah! Yeah. Oh! Avevo ragione, quello è uno gnocco fritto. Due, la forchetta serve per impalare, spostare gli oggetti e distruggerli, ovviamente. Il che mi fa pensare che appunto la puntata scorsa, quella lì dove non riuscivamo a prendere una palla di gelato, credo che avessi ragione alla fine. Come avanzo? Dicevo, credo di aver ragione. No, di qua non si va. Perché probabilmente abbiamo bisogno tipo di questo oggetto per poter romperne un altro e poter avanzare. Ah, ma allora ci passa, ma scusami. Ho fatto un salto, non riuscivo a passare anche lui. Ecco fatto. Che poi in realtà io penso sia uno gnocco fritto, visto che quando esplode è vuoto dentro. Ma potrebbe benissimo essere anche un... se vado di qua, secondo me non torno più indietro. Ah, certo, non possiamo saltare finché abbiamo quella roba. Se andiamo qua mi sa che non non si torna indietro. Ah no, posso tornare, perfetto. Ecco fatto. Però potrebbe essere anche un tortellino. Inforcazione. Però come dico, è vuoto dentro, quindi io deduco sia uno gnocco fritto. E ora ho voglia di gnocco fritto. E mi sa tanto che avevo ragione, quindi penso che mi butterò di sotto per ricominciare. Ok, sono ritornato indietro giusto per riprendere questi gnocchi fritti che ho lasciato qua indietro. Boink! Boink. Lo sapevo che... mi facevo prendere dalla salsa se non stavo attento. Conficcare! Conficcare. Yeah. Basta che non ti conficchi la forchetta nell'occhio, poi guarda, puoi fare quello che vuoi, Flint, veramente. Ecco fatto. E rieccoci di nuovo alla zona dove si salta. Uno gnocco fritto, due gnocchi fritti. Madonna mia, che fame che mi sta salendo ora. Queste salsicce colossali. Lasciane un po' per gli altri, caro. Vabbè, comunque mi ha fatto molto ridere il tutto. Come lui è salito con lo spaghetto, mi ha fatto abbastanza ridere. Ecco fatto. Mi ha fatto abbastanza ridere. Che poi in realtà questa... potrebbe... non è chili, secondo me. Questa, secondo me, è sugo. È salsa di pomodoro, visto che ci sono gli spaghetti in giro. Flint Lockwood! Quei passeratti stanno beccando ovunque! E con loro volano via anche i clienti! Ah, beh! Oh, al sindaco non piacerà. Mamma mia. Non sia mai che il sindaco poi si arrabbi e cerchi di mangiarci. Boing. Ecco fatto. Siamo già a 17... ok. Dicevo, siamo già a 17 su 30. Beh, dai, non è male. Ecco, fatto. Infilzare. Stai zitto, Flint. Non c'è l'opzione per zittirti, veramente. Infilzare. Non per cattiveria, ma ogni volta che facciamo un'azione non è possibile che dici una stronzata. Cos'era? Non riesco. A meno che non debbo... ecco, metterlo tipo un po' più indietro, allora sì. Ah, ma c'è la X lì dove metterlo, ma va a cagare. Ecco fatto. Se solo... Arrampicata. Oh, e finalmente. C'è solo voluta mezz'ora per riuscire a prenderlo, però ne è valsa la pena, giusto? Posso scendere di qua? Ho il presentimento che lì ci sia. No, magari no. Hm.
Avevo il presentimento che su quel ponte qua di legno ci fosse un altro oggetto da prendere, ma a questo punto deduco che non sia così, però... Un pezzo di salsiccia? Vabbè, trasporto attivato. Non so più cosa dirti, Flint. Sì, è un pezzo di salsiccia. Dai. Che palle. Ma va bene che gli uccelli dovrebbero beccare il cibo e tutto il resto. Un vecchio scatolatore. I passeratti vanno matti per le sardine nelle lattine. Riempi la latta, Lockwood. Latta per noi. Comunque, dicevo, va bene che gli uccelli dovrebbero... Infilzare! Allora, fermi un secondo. Dovrebbero beccare il cibo che vedono in giro. Ma perché dovrebbe... Dovrebbero anche, come si dice... Radunarsi! Non so perché mi ha fatto ridere questa scena. Dovrebbero rubare le persone, gli uccelli. Dove li portano? Poi li mangiano? Non lo so, sono di quelle serie di domande di burro. Che poi uno non vuole sapere la risposta. Vieni qua. No, più in alto. Più in alto. Ecco, fatto. 26, 27. Yeah. Me ne manca uno qua sopra. Due e tre. Yeah. Ecco fatto. Altro pezzo di... Meglio lasciarlo qui. Inforcazione. Ce ne manca solo due. Uno è qua dietro e l'altro... Conficcare. Dov'è l'ultimo? Bella domanda. Eccoti qua, nascosto. Congratulazioni. E vai. Come faccio a prenderlo? Così. Blip. Che poi... Scusami un secondo. Questo burro però non è pieno di sabbia. Ok, non è pieno di sabbia. Cioè non penso sia più permettimi. Molto buono e commestibile. Dov'è? Qui. L'ultimo pezzo di burro. Dov'è l'ultimo? Eccolo là, è vero. L'ho usato io prima per salire sopra. E livello trasporto attivato. Completato. Bleb. Tutti in sincro. Boh. Ci hai messi tu in questo guaio, Flint Lockwood. Ma sei l'unico abbastanza intelligente da tirarcene fuori. Grazie, signore. Credo. Boh, guarda. Non lo so. Non so cosa pensare, veramente. Nuovo potenziamento sbloccato, abbiamo beccato un trofeo. Ah, ma posso già fare un... Allora, io credo che potenzierò la pistola. Ah, ecco come funziona. Oh no, ho sbagliato allora. E abbiamo preso... Ok, io pensavo che lo potenziasse effettivamente, che mi aggiungesse potere, invece... L'abbiamo sbloccato in sostanza, adesso in tutti i due livelli possiamo usare... Flint! Possiamo usare anche la pistola che scalda. Cioè tu per ogni livello c'hai una singola arma... Ma se le sblocchi puoi usarne anche più di una. Avrei notato che in giro non c'è nessuno a causa del cibo mega gigante. Non è così invece. Non lo so, però allora se non è come ho detto io, mi va bene che ho potenziato la pistola. Perché al massimo io farò così probabilmente. Farò tutti i livelli, poi quando mi servirà tornare indietro, magari al penultimo livello, per sbloccare l'arma segreta, tornerò indietro e rifarò tutti i livelli con tutte le armi potenziate. Penso sia un buon piano.